questo monopattino sperimentale su cui si stanno eseguendo i vari test di collaudo e miglioramento ad Alessandria e forse un giorno lo vedremo in città in dotazione alla Polizia Municipale. Ad occuparsene è l'ispettore Mauro Di Gregorio dell'Accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta, che sta testando il monopattino elettrico G-Board, silenzioso e veloce, capace di trasportare 300 kg più il conducente e collegato ai dispositivi tecnologici del casco per permettere di non staccare mai le mani dal manubrio e operare in sicurezza. Priorità dell'Accademia è quello del riconoscimento in primis della bicicletta come strumento di lavoro, quindi ai sensi del decreto 81-2008 la parte formativa, l'addestramento e l'informazione. Questo mezzo ha il vantaggio di poter superare ostacoli dell'ambiente urbano, dal semplice marciapiede al terreno disagiato che potrebbe essere l'argine di un fiume piuttosto che il terreno boschivo adiacente alla città, immaginiamo degli argini. Abbiamo portato delle migliorie sulle sezioni e sul diametro della ruota anteriore e posteriore. Il vantaggio è che raggiunge facilmente il limite consentito di legge, ma allo stesso tempo permette uno spostamento silenzioso e veloce all'interno di quello che potrebbe essere una ZTL, un'area pedonale, e rende allo stesso tempo disponibile l'operatore di polizia o del soccorso come se fosse una bicicletta, perché il contatto è pressoché diretto. Anche nel momento in cui un operatore viene intercettato da un cittadino il quale esprime le proprie esigenze, con questo strumento ti puoi fermare. A fianco lì, per esempio, abbiamo avuto la fortuna di testare anche questi caschi che sono già in dotazione alla Polizia Municipale di Alessandria, perché ha tutto un sistema Bluetooth e permette all'operatore, con un apposito bottone che è in arrivo tramite il manubrio, di poter parlare alla radio in totale sicurezza senza distaccare le mani, e allo stesso tempo permette di sentire la radio di servizio senza distaccare le mani dal manubrio, in modo tale da fare tutte le procedure in sicurezza. NaturCoop è una cooperativa sociale di Varese, si occupa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Perché abbiamo scelto questo settore? Perché è un settore nuovo, innovativo, è un settore green, è un settore dove questi monopattini possono avere un grande futuro. Infatti non ci sono in Italia ancora monopattini di questo tipo. Quali sono le caratteristiche del mezzo? Allora, il mezzo, le caratteristiche sono che è un mezzo, diciamo subito, sicuro. A differenza degli altri monopattini, ha delle ruote importanti, da 27,5 davanti e da 20 dietro. Addirittura c'è un mezzo con una ruota da 26 fatta, quindi molto molto larga, adatta per la sabbia e per la neve. Ha una forcella professionale, ha due freni a disco professionali, anche questi tutto made in Italy. E quindi diciamo che le caratteristiche sono di estrema versatilità e di sicurezza. Quali sono i vantaggi rispetto al monopattino che noi ormai siamo abituati a vedere in giro per la città? Allora, in giro per la città con un monopattino normale, noi ne abbiamo avuti e li abbiamo testati a fondo. Se prendiamo una buca siamo per terra, qui se prendiamo una mucca ci divertiamo.